sta cambiando il volto della nostra società. Si sta vedendo cittadini come noi, chi c'è un cugino, chi c'è un fratello, chi la vive in prima persona, che è in condizioni in questo momento quasi di povertà e a marzo di povertà perché sta assolutamente in... è indegno. Io il mio intervento, io rappresento Fratelli d'Italia, ma non è un intervento di Fratelli d'Italia. Di fronte alla crisi di Livorno credo, e qui c'è presente diverse forze, anche una sinistra moderata, ma anche una sinistra un pochino più spinta verso l'esterno. E siamo tutti qua. Prima non succedeva, prima se entrava una persona di destra usciva una persona di sinistra. Invece oggi io credo che chiunque abbia un minimo di consenso si deve mettere a servizio di questo problema. E qualsiasi sia la soluzione immediata, e giustamente il Presidente del Volvo ha pensato da Cini Carinaccio, perché è una risposta importantissima che si potrebbe dare. Certo, non a marzo, non si può pensare di avere una risposta immediata da Cini Carinaccio. Da Cini Carinaccio il bando di gara fatica è partito dopo che è stato votato il piano regolatore generale da questo comune, da Nogarini. È stato fatto dopo il piano regolatore generale perché così dava ancora più vantaggio all'Asio Benetti, in modo che forse l'Asio Benetti poteva conquistare questo bando di gara e non sviluppare le relazioni a mano. Oggi però la città è troppo attenta e tutto questo lo riusciranno a fare. E ci sono tutte le forze a favore della riapertura del bacino e sono sicuro che il bacino ripartirà. Come ripartirà? Non lo so. Mi dicono alcuni professionisti legali che un bando di gara fermato da un anno e mezzo non può essere riaperto, soprattutto quando va a descrivere un bene funzionante e l'altro bene, quello in muratura, non funzionante. Oggi in realtà anche quello che era funzionante non è funzionante, quindi la descrizione non può essere più quella. Stanzi soldi a chi vince. A chi vince il bando di gara per ripararlo, bene, come fai a dare dei soldi pubblici a una persona senza un nuovo bando di gara? Sono delle cose che sicuramente dei professionisti ci dovranno chiarire, e dovranno chiarire alla città. L'impegno da parte di Fratelli d'Italia su Livorno è di agevolare qualsiasi forza politica, anche se fosse il Partito Democratico, che ci dà una risposta perché vuole finalmente, ha capito che sono giuste le riparazioni navali e ci dà le riparazioni navali. Fratelli d'Italia appoggia anche il PD pur di dare il lavoro ai livornesi e alla città. Quindi noi massima apertura, perché questo è un problema reale, non è politica, questo è un problema nostro, della nostra città, dei nostri fratelli, dei nostri cugini, dei nostri amici. Io, l'ho detto un'altra volta e lo voglio dire, io quando ho guardato, e penso molti di voi, quel video di Nero che è su Rai 2, dove puoi vedere dei ragazzi come noi, di 40 anni, uomini, che sono costretti a vivere occupando la casa lì dell'ex Emmi, io mi sono commosso, io ho pianto, ho sentito ancora più la necessità di dare per quello che possiamo, una risposta il più veloce possibile. Quindi noi, come Fratelli d'Italia, staremo attenti, staremo addosso a chi non vuole dare una risposta. Io una critica però mi sento di fare, qui sta governando i 5 Stelle, non vedo nessuno presente tranne il consigliere Pilotti, che non penso sia di 5 Stelle, se non fai. E allora eravamo, quindi dispiace molto vedere che non c'è l'amministrazione, soprattutto dispiace molto vedere che non c'è l'assessore, c'è il 5 Stelle. No. Di 5 Stelle non c'è nessuno. Ah, ecco, infatti vedevo che non c'è nessuno, infatti noi siamo il popolo. No, infatti, e la cosa che dispiace è che qui ci doveva essere l'assessore all'urbanistica che con le sue competenze tecniche ci spiegava come dare una risposta veloce ai cittadini. Ora io sono i Fratelli d'Italia. E un appunto su questo devo fare per forza. Io vedo il curriculum di questa assessora urbanistica. Perché hai lavorato per tanti anni alla CLC? Giustamente, sei libero di farlo. E hai firmato il progetto Porta a Mare. Perché questo? A me mi viene sospetto, io vengo da una parte politica diversa dalla loro. Non è che forse non sei così tanto a favore come hai detto in campagna elettorale. La CNC si parla di cooperative rosse, è lo sviluppo immobiliare, è la speculazione immobiliare, è quella che ha bloccato e rovinato la nostra città. Scusate, un sassolino sul tuo motore.